Una galea da guerra bizantina. Come diavolo è arrivata qui sotto? Di origine mongola, ma sono passati di qui. La città perduta deve essere vicina. Deve esserci qualcosa lassù. Devo trovare il modo di spaccare il ghiaccio. La Maria Adula è bloccata. Devo trovare il modo di spaccare il ghiaccio. Funzionato. Devo calcolare bene i tempi. Ora devo scoprire cosa c'è lassù.
Guarda qui. Perché portavano con loro tutte queste ricchezze? È la fine. Moriremo tutti. Questo codice descrive le tecniche di tiro con l'arco dei nemici dell'impero bizantino. Spilla bizantina. La smaltatura è stupenda. A questo dipinto hanno cancellato il volto. Probabilmente ritraeva il folle continua ad andare. Non sono tua nemica. Questo è tutto da vedere. Prima hai ucciso quegli uomini. L'ho fatto per sopravvivere. Credo l'abbia fatto anche tu. Da quanto tempo sono qui? Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato molti dei nostri. Vattene da questo posto, finché sei in tempo. Non posso farlo. Sono venuta per una cosa importante. Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto una freccia in gola. Tu e io siamo dalla stessa parte. Spero di poterlo dimostrare. Che sta succedendo laggiù? Allora, questo posto è abitato.
Queste persone sembrano essere qui da molto tempo. Hanno vissuto isolate per decenni, forse secoli. Ho notato particolari del suo abbigliamento. Piccoli ornamenti che non sarebbero stati fuori luogo nell'impero bizantino. Che siano i discendenti del popolo del profeta. Cosa sanno della città perduta o della sorgente divina? Una cosa è certa. La Trinità farà di tutto per scoprirlo. Chiunque siano, temo che corrano un grave pericolo. Speriamo che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia ancora valido. Cocos di Nicea, l'astronomo. Un profeta deve avere dei seguaci.
Non posso fare niente per lui adesso. A tutte le unità. Ho appena saputo che Constantine sta scendendo dalla prigione. Primo giorno in Siberia ed è... Vediamo di sistemare tutto prima che arrivi. Che diavolo... Ti vedo! Andiamo! Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia tre uomini armati. Non ho idea di chi è. Cos'è stato? È là, fuoco! Facciamola finita! Arrivano altri. Thank you.
Vecchia propaganda sovietica. Lenin ha vissuto, Lenin vive, Lenin vivrà per sempre. So che in passato ho accettato incarichi di dubbia legalità e so che questo non... L'armata rossa sta arrivando. Da settimane li seguo. Centinaia di uomini costruiscono quel mostro di ferro sul ghiaccio. Molti sono i morti, i corpi con... Avete fatto fuori qualche serbatoio di carburante, ma non basterà certo a loro. Credete davvero di poterci ostacolare seriamente? Siete ridicoli. Cristo, rispondo! O mi riempirò di sale con la caccia di ferite! Qual è il vostro prossimo obiettivo? Ci sta ascoltando. Più tempo da fare. Devo fare rapporto al comando. Resta con lui, vedi se riesce a fargli sputare qualcosa. Più ti ostini a non parlare, peggio sarà per la tua gente. Possiamo essere clementi, mostrami che ve lo meritate. Credi che faremo prigionieri dopo quello che avete fatto? Nessuno sa che siete qui, ma nessuno pregherà un cazzo se vi ammientiamo tutti. Nessuno sentirà le grida di dolore dei vostri bambini, nessuno ne saprà mai niente. E tu sei l'unico che può fermare tutto questo. Ti decidi a parlare? Vuoi fare duro? Resti in silenzio. Moriranno tutti e sarà come se il grilletto lo avessi premuto tu. Preghi solo te. Forse hai ragione. I ricognitori parlavano di contadini. Col cazzo che questi sono contadini. Oh, merda, gli occhi si stanno spegnendo. Quanto ci mette a dissanguarsi? Avresti potuto fermare tutto questo. Quello che succederà sarà per colpa tua. Ho un contatto! Agios Theos. Agios Prophetes. L'hanno preso. Imprigionato. Devi. Devi. Oh no. No, no, no. Thank you.
facile trovare pezzi di ricambio. Avevo lasciato a te il comando. Signor sì, ma non mi aspettavo questa resistenza. Avevo chiesto di essere i miei occhi e mi aspettavo che vedessero. Sai bene cosa ci sia in gioco in questa operazione. Sì, ma... No. No. Non lo sai. No. Come potrebbe uno come te? Tranquillo. Non devi temere il tuo. L'obiettivo è a portata di mano. Dobbiamo stare allerta. Se ci riusciamo, un mondo nuovo ci aspetta. Il mondo che abbiamo sempre voluto. Constantine, vieni alla prigione il prima possibile. Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa. Se avrete fede, ci uniremo alla gloria della sorgente divina. Dio! Pietà! Che ne facciamo? No! Che nessuno lo tocchi. C'è un'altra perdita di carburante. Che cazzo è successo? Questo affare ha 50 anni. Sembra che non abbia senso. Bene, chiudiamola. Dopo quell'attacco non possiamo permetterci altre perdite. Ok, ci penso io. Cosa è stato? Forse abbiamo un problema. Cosa? Devo trovare come distruggere il serbatoio. Ancora propaganda sovietica. La notte non ci impedirà di lavorare.
Constantine, l'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria. È violento e pericoloso. E peggio ancora, sembra completamente invasato, perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui ho a che fare, ma stavolta avrei dovuto aspettarmelo, dato che c'è in ballo il segreto dell'immortalità. Alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero con delle informazioni importanti. Se fosse uno dei nativi che ho incontrato, cosa potrebbe sapere di tanto importante? La Trinità non lo tratterà certo coi guanti. Forse posso riuscire a trovarlo e a scoprire quello che sa. Devo guadagnarmi la fiducia della gente del posto. Rosario. Questi grani sono molto... Da lì mi vedranno. Deve esserci un altro modo. È morto. Non sparare. Non sono pure. Chi siete voi? Non c'è tempo per le presentazioni. Se cerchi risposte, ascolta attentamente. Siamo riusciti a distruggere la vecchia antenna. Possono ancora tenersi in contatto grazie ai ripetitori. Dobbiamo distruggerla. Se mi aiuti, dirò agli altri che possono fidarsi di te. Me ne occuperò io. Bene. Non abbiamo molto tempo. Roth ha deciso che devo imparare a sparare. Ha cercato di insegnarmelo oggi, ma con pessimi risultati. Ho sempre pensato che nel nostro lavoro bastassero un bastone robusto e un buon paio di stivali. Gli ho detto che sono portato per le parole, non per le armi. Ha riso e ha detto che era curioso di sapere che parole avrei usato per abbattere un bisonte alla carica. Gli ho detto che per questo c'era lui. Lo ringrazio, ma non credo che ci saranno altre lezioni. Roth diceva sempre che avevo ereditato la vista acuta e la mano ferma da mia madre.
Quell'estate fui io a imparare a sparare, invece di mio padre. Ci ho preso la mano. Forse anche troppo. Riuscita? Hai distrutto i trasmettitori? Non li ho ancora trovati tutti, ma ce la farò. Mi sono infiltrato tra le fila dell'esercito. C'è modo di abbatterli per ora.